La legge finanziaria, chiamiamola così, che deve dare risposta a chi non ha lavoro, il rifinanziamento a cassa integrazione in deroga, il fatto di dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto, ai precari, eccetera, eccetera. Dall'altra c'è il tema di un'inchiesta nella quale noi diciamo alla magistratura, che rispettiamo, come abbiamo sempre fatto, che di esserne io il testimone pochi giorni fa assolto perché il fatto non sussisteva da un'indagine che, se vogliamo, piccola, attenente a una vicenda di 10 anni fa nella pubblica amministrazione, ho chiesto il rito abbreviato perché volevo si facesse in fretta chiarezza. Noi non andiamo via dai processi, nei processi ci difendiamo quando siamo convinti di essere persone per bene oneste. La magistratura faccia il suo corso, chiediamo di fare il più in fretta possibile, e dall'altra parte, anche non fossero rilevati fatti penalmente rilevanti o incidenti, c'è un tema di un codice etico che il Partito Democratico ha, credo fosse l'unico partito che ha in Italia, che ognuno di noi ha sottoscritto quando è stato candidato ed eletto in una istituzione che rappresenta, e se qualcuno non sarà in grado di giustificare eventuali comportamenti non consoni al codice etico, noi applicheremo il codice etico e ne daremo corso. Lei ha detto tenere separate le responsabilità personali, qualcuno ha chiesto la testa di Munari? No, non abbiamo discusso dei simboli, abbiamo parlato di un tema più generale, che è quello, ripeto, che c'è un fatto che attiene alla magistratura, che farà il suo corso, e poi c'è un tema che, una volta che saranno stabilite eventuali responsabilità, noi diciamo dentro al tema del codice etico del partito sarà applicato per chiunque, non c'entra il nome e il cognome. Okay, grazie.